Pronti? Ok, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Qui con me c'è Jonathan Alfetti, che presenta Marche d'autore, è il terzo libro che fate. Il quinto. Ah, addirittura, sono andati indietro, ok, il quinto. E ognuno di questi libri ha un argomento, quindi ce ne parlerai poi dopo. Io sono il direttore editoriale di Le Mezzanine Casa Editrice, e il presidente dell'associazione qui che ospita i due marchi editoriali, quindi letterari eventi e associazioni culturali. E niente, io vi lascio con Jonathan e con i suoi ospiti per parlare di questo libro. Buonasera a tutti. Grazie. Ringrazio anche per questo invito. E questa sera abbiamo una selezione di 11 autori. Siamo arrivati alla quinta pubblicazione. Marche d'autore è un progetto che nasce nel 2019 in collaborazione con la Regione Marche. Io e il mio collega Davide Migliozzi, anche scrittore e critico d'arte, abbiamo cercato di portare, di dar voce a scrittori e artisti del nostro territorio per raccontarlo da un punto di vista appunto autoriale. Siamo partiti descrivendo le Marche, il territorio marchigiano, quindi abbiamo coinvolto scrittori, giornalisti, scrittori affermati ma anche esordienti, e abbiamo cercato di abbinare la scrittura con l'arte visiva, quindi unire appunto l'immagine alla parola. E poi dopo il successo del primo volume nel 2019, anche al Salone di Torino, del Libro di Torino, abbiamo proseguito l'avventura, abbiamo raccontato i personaggi marchigiani, aumentando sempre di più il numero degli autori, degli scrittori che hanno voluto regalarci un racconto, una poesia. Abbiamo parlato dopodiché dei nutrimenti dell'enogastronomia marchigiana, siamo andati appunto a scovare ricette, antiche ricette, e siamo passati poi lo scorso anno ai traguardi sportivi. Quindi lo scorso anno è stato un anno molto importante per lo sport marchigiano, da Roberto Mancini che ha trionfato ai campionati europei, a Tamberi e tanti altri. E quest'anno raccontiamo i misteri e le antiche leggende marchigiane. Quindi è un volume veramente interessante, dove è composto da circa 80 racconti, ci sono delle poesie, ci sono anche delle brevi sceneggiature e anche immagini, opere d'arte. Siamo andati appunto a scovare gli autori, ci hanno regalato, hanno indagato prima di tutto e poi ci hanno regalato dei racconti che parlano appunto del mistero, di quello che si nasconde, no? Tutti questi aspetti misteriosi nascosti, ogni paese, ogni borgo, ogni zona di questo territorio ne nasconde uno, e quindi ce li racconteranno loro, perché sono dei protagonisti, sono appunto gli autori che ci hanno regalato e che parlano con noi. E anche dal punto di vista artistico abbiamo coinvolto molti appunto degli artisti più importanti del territorio, a partire dal premio Oscar Dante Ferretti, che ci ha regalato la prima copertina nel 2019, passando per Giulio Pericoli, per Enzo Cucchi e tantissimi altri, Nazareno Rocchetti. L'immagine di Franco S, questa bellissima foto, quest'anno siamo passati anche al fotografico, e ci stiamo aprendo anche ad altre forme d'arte. E io non mi dilungherei più di tanto, anche perché i veri protagonisti, come dicevo, sono gli autori che ci faranno entrare, ci porteranno, ci racconteranno di questi misteri, antiche leggende. E ne abbiamo 11, una selezione, questo libro ne raccoglie 80, quindi moltissimi. È stato anche un lavoro molto faticoso coordinarli, coinvolgerli, ma ci siamo riusciti con orgoglio, cerchiamo di andare avanti e di proseguire su questa strada, aumentando sempre di più. La nostra è una famiglia aperta, quindi gli autori che vogliono mettersi in gioco sono sempre ben accetti. E inizierei con, adesso chiamerei due alla volta, Matteo Battafoni e Alessandro Piccinini. Ah,
Ecco lì. Alessandra Piccinini, avvocato, tutore della materia in diritto, leggo nella biografia, e ha pubblicato anche con la casa editrice delle Mezzelane. Sì, sì. Con le nitiche. Sei un po' a casa, diciamo, questa sera. E tu ci parli, il titolo del tuo racconto è La fonte e la paura, quindi a te la parola. Sì, allora, io sono, diciamo, io non sono originaria di Cingoli, ma la mia famiglia è originaria di Cingoli e i racconti sono ambientati in due frazioni di Cingoli che sono Trovigiano, Capo di Rio Piccolo è una frazione nella frazione, nel senso che si chiama Capo di Rio e gli abitanti del luogo, come sempre avviene, dividono la frazione in ulteriori borgate e sottoborgate. La fonte e la paura in realtà sono due racconti distinti, e il primo che hanno però un filo conduttore. Il filo conduttore è un cane che ha un nome particolare e che si svelerà poi essere, diciamo, provvidenziale questo nome. Trovigiano, così come tante altre frazioni nella, diciamo, nel circondario di Cingoli, hanno una toponomastica che richiama delle divinità antiche, per esempio Triviumiani, no? Come il Monte San Vicino, che richiama anch'esso il nome di Giano di fronte. E quindi ho immaginato che ci fosse un genius loci a cui determinati omaggi potessero essere particolarmente graditi e che in qualche modo potessero fungere anche da protezione per diciamo, coloro che si trovassero a imbattersi in alcune figure che vengono raccontate in realtà a partire dallo Stato Pontificio, dall'epoca dello Stato Pontificio. Figure che sono particolarmente terrificanti, come diciamo delle donne che in realtà non sono donne, sono delle ombre, non si sa bene cosa sono, che aleggiano intorno a una sorgente d'acqua sulfurea che si trova a Capo di Rio Piccolo, vicino al bosco, c'è questo fiume che si chiama Fiumicello, e vicino a questo fiume c'è questa sorgente d'acqua sulfurea dove alcuni abitanti del luogo raccontano di aver fatto degli incontri particolari. E poi c'è un altro racconto che invece è, come dire, anche più simpatico per certi aspetti, più terrificante per altri, che ha come protagonista la paura. Allora, prima ancora che Stephen King scrivesse It, quindi molti molti anni prima, si diceva che in una strada che va da Trovigiano da Avenale a San Benenzo abitasse un'entità chiamata la paura, che ha le sembianze di un pagliaccio. E la caratteristica di questo pagliaccio è che non appena lo si vede si muore all'istante, perché il pagliaccio arriva, compare tra le fronde e chi lo incontra non ha scampo, non ha quasi mai scampo, salvo che riesca a correre fino in fondo alla strada, arrivare al cosiddetto spaccio di San Venanzo, che è un bar dove si riunivano, insomma, gli abitanti di varie frazioni limitrofe, e quindi arrivando a questo spaccio il malcapitato poteva raccontare queste storie della paura, eccetera. E in realtà poi ci sono anche due persone realmente che esistite, cioè che esistono tuttora, insomma, sono ancora in vita nel racconto. Una di queste persone si chiama Meterio, è un sarto che abitava a Venale. Meterio, detto Metè, che appunto cavalcando un po' l'onda, no, di questa leggenda, iniziò a travestirsi lui stesso da pagliaccio per spaventare i poveri malcapitati, che spesso erano delle coppie che andavano ad appartarsi, che passavano, si trovavano a passare in questa strada di notte. E chiaramente poi adesso non dico come va a finire il racconto, però in realtà non si sa bene se era Meterio, detto Metè, a
fare questi scherzi o magari c'era realmente qualcosa. Ecco, vi lascio leggere il racconto. Il finale è sempre meglio non raccontare. Infatti. Devo fare una domanda? Sì. Cosa rappresenta per te la paura, il mistero? Come lo vivi, ad esempio, anche a livello letterario? È bello crederci nel mistero, è bello crederci, e quindi anche quando esistono delle spiegazioni logiche, razionali, comunque c'è sempre quel dubbio che rimane, no? E quindi è qualcosa di intrigante, qualcosa di ignoto che ci piace. Poi dal punto di vista, ecco, dello scrittore, credo che il mistero sia una componente fondamentale. È la prima volta, per la verità, che scrivo un racconto che riguarda i misteri, soprattutto proprio la paura, no? Però è divertente. Il mistero è un ingrediente fondamentale in uno scritto, in un racconto, in un romanzo. Sì, diciamo che in qualsiasi racconto c'è sempre, si deve sempre mantenere un po' di tensione, no? Anche quando si parla di, diciamo, altri argomenti. Quindi è bello mantenere sempre questo non detto, che poi magari alla fine, insomma, viene compreso all'improvviso. Però ecco, in questo caso in particolare il mistero è proprio il protagonista. Da leggere, non so, una piccola parte all'inizio oppure un'altra? Allora, io leggerei il primo, perché il primo è il più corto e il secondo rischia di essere troppo lungo. Raffaele, detto Fefè, da giovane era solito andare a caccia in compagnia del suo cane Giano. In quelle occasioni usciva di casa prima che facesse giorno e scendeva attraverso una stradina che solca la macchia nella direzione di quella che gli abitanti di Capo di Rio Piccolo chiamano la fonte. Si tratta, per l'esattezza, di una sorgente d'acqua sulfurea che si trova su una sponda del torrente Pinicello, ai piedi di una delle tante cascate che il corso d'acqua forma attraversando il bosco nella sua discesa verso valle. Dal lato opposto alla fonte, su un tratto di sponda abbastanza ampio, si trovano tuttora alcune vasche di pietra che venivano utilizzate per fare il bucato dalle lavandaie del paese, e che all'epoca, prima che costruissero il ponte, si potevano raggiungere solo attraverso una tavola di legno sistemata nel punto in cui il fiume è più stretto. Oltre quel tratto di sponda inizia la parte più fitta del bosco, nella quale orientarsi è molto difficile anche per gli abitanti del posto, tanto che solo alcuni di loro vi si avventurano. Raffaele racconta che un giorno d'inverno arrivò alla fonte alle prime luci dell'alba e vi trovò una coltre di nebbia, bianca come i vapori dell'acqua sulfurea, che precludeva quasi del tutto la visuale. Attraverso il fluttuare della nebbia intravide dall'altra parte tre figure femminili chinate sulle vasche con le teste coperte da fazzoletti neri. Fu stupito nel trovare gente a quell'ora, tuttavia pensò che si trattasse di tre donne del paese che erano andate a fare il bucato. Altre volte, infatti, quando era di ritorno dalla caccia, gli era capitato di incontrare le lavandaie che scendevano verso il fiume. Si palesò quindi con un saluto amichevole e scherzoso. «Donne, come avè l'acqua?» chiese nel dialetto tipico del posto. Stranamente, però, la sua domanda cadde nel vuoto. Il vuoto di un silenzio naturale che pareva zittire persino il fluire del bosco, lo scorrere dell'acqua, i rumori delle tante forme di vita che vi abitano. Un silenzio reso ancora più inquietante dal crescente ringhiale di Giano. Grazie Alessandra Piccinini. Matteo Cartaponi, Forza Sant'Elpidio, hai esordito in varie antologie, quindi hai pubblicato racconti in, appunto, in diverse antologie. E ci parli di Lotario e Imelda, che è anche il titolo di questo racconto, quindi a te la parola. Lotario e Imelda è una leggenda legata a un luogo particolare, praticamente la abbazia imperiale Santa Croce Archienti, che è un'abbazia che è fondata intorno all'880-887 e che per un lunghissimo periodo fu uno dei più importanti centri religiosi e di potere nella zona, fino a quando non la Basilica di Piazza non prese importanza. Prima la francese in quale zona? Allora, devo dire,
nonostante sia circa 20 minuti da casa mia, fino a poco tempo fa neanche la conoscevo, perché letteralmente una patrizia con tutte le costruzioni annesse perse nella campagna all'incrocio tra i fiumi Ede e Chienti. Quindi praticamente tu fai questa strada stellata tra i campi, a un certo punto c'è questa costruzione puntata dal nulla, e che all'epoca sicuramente c'era molta più vita, però adesso vedi questa costruzione lì a pochi chilometri dal mare, a pochi chilometri da Civitanova Marche, Porto del Pino, San del Pino Mare, però è come se fosse puntata lì dal nulla, come se si entrassi proprio letteralmente in un altro mondo, perché veramente fa abbastanza un'impressione. E questa pazzia, ovviamente, questa pazzia appunto è legata a questa leggenda di questi due amanti. Lei era la figlia di un feudatario di Ascoli e lui era un cavaliere che aveva combattuto molte guerre. E si innamorarono, però il padre di lei, come nelle classiche storie di amor cortese che si è sentita tante volte, non voleva questa unione. Quando stava questa unione, incluse la figlia in convento. E lui, da dove purtroppo morì di piacere per il proprio cuore. Lui, invaso dall'ira, andò dal padre di lei, fece una strage e dopodiché si prendì il gesto, spogliò di tutte le armi e cominciò a vagare per la Marca, fino a quando non arrivò appunto questa concorrenza tra i due fiumi, dove la leggenda dice che fu lui a fondare l'abbazia. Io racconto appunto questo momento in questo uomo che ha scelto la vita da eremita, che sta a fare tutto per spiare le sue colpe, e racconto appunto il momento in cui questa, secondo la gente, questa pazzia è bevita. Fu fondata, presa la decisione di fondarla. È stata una bella scoperta, perché come si è detto, un luogo che è un suo fascino, è ricco di storia, ma è decisamente sconosciuto persino alla gente che abita all'intorno, a meno che tu non lo sappia. Quindi l'ho scritto anche perché mi piacerebbe che fosse più valorizzato e magari anche più gente andasse a vederlo, anche perché è stato oggetto di restauri e adesso è stata visitabile, e non dopo un lungo periodo di abbandono, poi era diventata anche un granaio, insomma tutto tranne che una abbazia. È un luogo che è molto affascinante di per sé, e al di là della leggenda che lo caratterizza. Che tipo di ricerche hai fatto per scrivere questo racconto? Ti sei documentato? Sì, ho documentato, visto, ho scoperto che c'erano diversi servizi giornalistici, ho documentato attraverso pagine web, insomma ho cercato, scastabellato ovunque potessi andare a trovare. È stata una full immersion nella storia che probabilmente vale sempre la pena perché scopri cose che magari non immaginavi. Anche un arricchimento personale. Certo, sicuramente, soprattutto quello. Vuoi leggere un inizio? Sì, non voglio meno. Ok. Battaglia merda. Davanti alla rosa capanna, eretta nella boscaglia tra i due fiumi Ed e Chienti, il mormorio delle preghiere dell'eremita si mescolava col rumore dell'acqua corrente. L'uomo recitava i salmi in ginocchio, a testa bassa, tormentando la croce fatta di due pezzi di legno legati assieme che portava al coro. Ai piedi calzava sandali consumati all'uso, aveva la barba e i capelli lunghi e la tunica sporca e rammendata, ma le spalle larghe, le braccia muscolose e forti sembravano suggerire un passato diverso dalla preghiera e dalla contemplazione.
All'improvviso l'uomo smise di pregare, aveva percepito qualcosa nell'aria della sera, come un animale che percepisce qualcuno in arrivo. «Lotario», disse una donna voce di donna alle sue spalle. L'uomo non rispose da brivido, conosceva quella voce, non la sentiva da anni, anche se adesso aveva qualcosa di strano, sembrava allo stesso tempo sussurrata al suo orecchio e lontanissima. «Sparisci, demonio», rispose Lotario senza voltarsi. «In mezzo è morta, non mi intormenterai con le tue tentazioni». Grazie a Matteo Bastafoni. Continuiamo con altri due autori. Grazie a voi. Chiamerei Andrea Ansevini e Maria Costanza Boldrini. Andrea, eccomi. Buonasera a tutti. Ringrazio Andrea che è stato lui a coordinare questo evento, a portarci qui a Santa Maria Nuova. Grazie a te. Andrea, tu hai scritto molte poesie, racconti, romanzi, qui inutili elencati perché sono veramente tantissimi, quindi poi collabori anche con la casa editrice. E, allora, tu ci parli del misterioso fantasma di Villa Nacchi, iniziamo a entrare un po' in questo mondo misterioso, quindi ecco, raccontaci un po' di questo fantasma per chi non lo conosce, dove si trova. Sì, è una leggenda particolare che si è svolta a Polonese, lontano 1871, un giorno mi ha parlato di questa storia, poi l'ho elaborato un pochino, ci ho messo qualche pizzico di fantasia, è venuto fuori questo racconto molto particolare, dove proprio appunto partendo dal 1871 succede che purtroppo Giuseppe Tesei, un abitante del posto, viene trovato morto impiccato in circostanze misteriose. Scusa, in che paese di programma? A Polvegge. Viene trovato appunto morto impiccato e non si capisce come può essere successo, perché tutti poco prima lo sentivano gridare, quando accorrono lo trovano già morto, appeso, con le mani legate, come è possibile? E da lì vengono fuori vari interrogativi. Però purtroppo gli esiti di ricerca non vanno da nessuna parte e non si sa cosa può essere successo. Qualche tempo dopo, all'interno del parco di Villa Nacchi, anche qui a Polvegge, dei bambini giocando a pallone, a un certo punto questo pallone va in mezzo al cespuglio, un bambino andando a prendere trova una testa mozza. A quel punto tutti quanti pensano potrebbe essere fantasma di cui viene raccontate queste storie. A quel punto un bambino, un ragazzo più grande, di 12-13 anni, dice non è possibile, i fantasmi non esistono. A quel punto compare un uomo con una testa proprio sulle mani. A quel punto tutti quanti fuggono, quello più grande però essendo più alto e più alto di statura riesce a correre più veloce e lanciare l'allarme. Però purtroppo quando arrivano troveranno tutti gli altri bambini morti, chi feriti, chi diciamo, lo diciamo proprio, scusate, sventrati, e verranno tutti interrogati e andranno su questo ragazzo perché durante l'interrogatorio gli verrà trovato un coltello insanguinato. Messo in carcere questo qui purtroppo passa la miglior vita perché il fantasma dirà che mi parla tutte le notti, mi fa sentire sensi di colpa e succede poi questo ragazzo. Anni dopo, sempre dentro questa chiesa, all'interno del parco di Polvegge, una donna, mentre sta facendo pulizie, gli compare all'improvviso una faccia sotto il pavimento e altre facce intorno ai muri. A quel punto chiameranno degli esperti, tutto quanto, indagini, vari topo, quando interverranno dentro questa chiesa, vedranno quello che veramente ha visto questa donna. A quel punto il fantasma si materializza e di più non vi dico cosa succederà. Dovete leggerlo, perché è molto particolare, molto, diciamo, particolare nel senso perché all'interno di Polvegge c'è anche una persona che viveva quella volta, di cui anche anni dopo, adesso, quando l'ho scritto quella volta, nel 2018, c'è una persona che si concia proprio, come si dice la leggenda, contro questo fantasma, che aveva una maschera sul viso e aveva, diciamo, un cappuccio arancione. All'interno di Polvegge ogni tanto gira questa persona particolare. Sarà lui il fantasma oppure no? Cosa pensi dei fantasmi? Adesso mi viene spontaneo chiederselo, hai scelto appunto proprio questa storia. Sì, tra la realtà e la fantasia ho fatto un mix un po' di tutto, prendendo spunto da una storia che non è stata detta, è venuto fuori questa storia. Io dei fantasmi penso che veramente non esistono, per come la penso io. Però c'è chi dice che li vede, chi li sente, quindi mi lascia dopo lì il punto interrogativo. E torniamo al mistero a questo. Sì, quindi io ritorno col mistero, però io lo dico proprio sinceramente, non ci credo ai fantasmi. Però hai scritto un rapporto. No, ho scritto racconto su un fantasma che esiste, che si dice che sia esistito veramente. Poi ci vuole leggere una parte. Sì, vi leggo l'inizio, come vi dicevo, sì. Questo particolare. Era una sera piovosa, il 17 marzo 1871, quando Giuseppe Tesei venne trovato impiccato a un albero del parco di Villa Nacchi a Polvegge, paese dove viveva con la moglie Maria Serafini, donna inserviente del curato, adibita alla pulizia della Santissima Chiesa Sacramento, situata di lato alla villa.
Nessuno degli abitanti sapeva spiegarsi il motivo di tale gesto, essendo una coppia nota a tutti per i loro modi di fare e aiutare il prossimo. Alcune persone raccontano di aver udito una voce urlare: aiuto, aiutatemi! Ma quando accorsero lo trovarono ormai senza vita. Attorno non c'erano tracce di impronte umane o di animali, a parte le sue. Ma la cosa strana che rendeva tutto più misterioso e inquietante il fatto che avesse le mani legate dietro la schiena. Come aveva fatto a legarsi le mani e uccidersi da solo? Andavano dicendo i cittadini del paese. Nonostante le più accurate indagini dell'epoca per fare chiarezza, il caso venne da poco archiviato. Iniziò a girare insistente la voce che la villa fosse infestata da un fantasma, divenuto di breve noto a tutti come il misterioso fantasma di Villa Nappi. E qui mi fermo. Si può visitare questa Villa Nappi? La conosci? Sì, è un parco che è aperto proprio al pubblico, la chiesa pure in determinati giorni è aperta, non so se fine settimana forse, se c'è qualche evento, qualcosa così. Per chi volesse andare a caccia di fantasmi, magari con Villa Nappi può essere... E tra l'altro, io Villa Nappi ci ho fatto anche una presentazione dopo, con la mezzanana casa editrice, con Rita stessa. Senza fantasmi, dentro questa chiesa abbiamo fatto questa presentazione qualche anno fa. Grazie. E c'è anche Mariana che è qui tra di noi. Grazie. Allora, Maria Costanza Poldrini, laureata in lingue straniere, specializzazione in giornalismo, ho laureato da tempo con il sito di approfondimento linguistico Una Parola al Giorno, e stai ultimando il tuo primo romanzo, che so che a breve verrà pubblicato. E tu, Maria Costanza, il tuo racconto ci camminerete sopra, ma non lo troverete mai, quindi c'è già un mistero nel titolo, quindi di cosa parliamo? Allora, questa è una frase attorno a cui ruota il mistero del quale ho parlato, ed è una frase che ha caratterizzato la mia infanzia, perché io ho scritto qualcosa che conosco. Quando ero piccola, negli anni 90, i miei nonni paterni acquistarono una villa molto antica, una villa del 700, in un paesino della Vallesina, preferisco non dire quale, e era una villa in uno stato abbastanza degradato, sono stati fatti dei lavori molto importanti per rimetterla in uno stato di abitabilità. E quando fu venduta, la proprietaria raccontò ai miei nonni la leggenda che aleggiava tra quelle pareti. Nel 1700, questa villa tra l'altro ha ospitato due papi. Nel 1700 il proprietario era un uomo di una malvagità suprema, un uomo che sì, a quanto pare, a quanto si dice, si macchiò dei crimini peggiori, compresi quelli che includono i bambini. E un giorno, quasi a suggellare la sua malvagità, chiese a tutte le donne della famiglia di dare a lui, di consegnargli gli ori. E nottetempo fuse tutto quest'oro nella forma di un vitello, quindi riecheggiando anche del racconto biblico. E sempre con questo servo che lo aveva aiutato, nascose questo vitello d'oro dentro la casa. Uccise poi il servo, perché non dicesse mai dove questo vitello si trovava, e tenne il segreto per sé. In punto di morte la famiglia gli chiese: dov'è quest'oro, questo vitello d'oro? E lui rispose con questa frase che ho scelto per il titolo: ci camminerete sopra, ma non lo troverete mai. Ora, io ammetto che in questa casa ho passato diversi momenti della mia infanzia con i miei nonni, così, ma non ci sono mai rimasta sola fino all'anno scorso. Per un pomeriggio soltanto, c'era la possibilità che io dormissi lì perché avevo voluto organizzare una piccola festa con degli amici nel giardino, ma diciamo che me ne sono tornata a casa. Ecco. bene. Ecco, ovviamente l'ho raccontato dal punto di vista della mia bambina e mi è piaciuto molto farlo, perché in questo modo ho potuto un po' riportare in vita anche mia nonna, che non c'è più, la quale ha un po' fatto parte anche dei miei incubi di bambina, perché le poche volte che sono rimasta a dormire con lei era una gran russatrice e mi spaventava molto questa cosa, perché nel buio della notte sentire il suo russare di orco mi scatenava delle fantasie veramente spaventose nella mia immaginazione fanciullesca. Quindi ecco, con questo racconto regalo un pezzo della mia infanzia,
una persona della mia infanzia e insomma spero di spaventarli. Lo scopo è quello, insomma. Tu invece ti spaventi, come hai vissuto il mistero, come lo vivi tuttora, la paura? Io sono particolarmente attratta dal mistero. Diciamo che quando ho scoperto la letteratura giallistica classica con Sherlock Holmes, Poirot, comunque sia anche i 10 piccoli indiani, ero una preadolescente e ho passato alcuni dei miei migliori pomeriggi da sola a leggere d'estate col cuore che batteva. E effettivamente sono molto attratta dalle leggende, dai misteri, dagli omicidi irrisolti, da tutta questa parte qui, ma al contempo ne sono anche spaventata, quindi non sono una che guarda per esempio i film horror, non ce la faccio perché altrimenti non riesco a entrare in casa da sola quando è buio, per dire. Però per quello che riguarda la letteratura, quindi il racconto misterioso, l'uso delle parole al posto delle immagini, essendo più evocativo e anche un po' più filtrabile attraverso la propria sensibilità, ecco, questo sì, lo trovo affascinante e mi ha conquistata sin dall'adolescenza, ecco, questo sì. Ci vuoi leggere una stanza, una parte? Sì, vi posso leggere appunto la storia, la leggenda, la parte in cui riferisco della leggenda attraverso le parole di mia nonna. Ah, ho anche incluso, avevo dimenticato, un piccolo mistero nel mistero che mi fu riportato dallo stesso personaggio a cui lo faccio raccontare, cioè la governante della casa. Dalla sua tana, in mezzo alle poltrone, tenendo le gambe incrociate sul pavimento gelido, Maddalena ascoltò con stupore l'ultima diceria del paese. La figlia del macellaio, morta 5 anni prima in un incidente di moto col fidanzato, era stata vista a girarsi per il borgo di notte. Insomma, è da 2 giorni che non si parla d'altro. Chiacchiere, chiacchiere, il macellaio ha dovuto chiudere bottega perché la gente si presentava da lui non per la spesa, ma per far domande. La nonna sembrava pensierosa. Rispose: «Credevo che avessimo fatto il pieno di racconti bizzarri quando abbiamo comprato la casa, ma vedo che il paese è un luogo di superstizioni». Maddalena era interessatissima. Si premette le mani sulla bocca per non lasciarsi sfuggire nemmeno un suono e aguzzò le orecchie. «Come la ex proprietaria? Furba lei, ce lo ha detto a rogito fatto, quasi fosse una cosa da niente». La voce della nonna, melodiosa, ma resa bassa e leggermente roca dalle sigarette, riempiva la stanza e Maddalena, con gli occhi chiusi, si aggrappò a quel suono e si concentrò sulle parole. Sembra che, oltre ad aver ospitato ben 2 papi, queste mura abbiano visto succedere qualcosa di davvero brutto. Nel 700, forse era il 600, non mi ricordo, insomma, all'epoca il proprietario era un uomo terribile, un malvagio, faceva cose immonde, violentava e ammazzava donne e bambini, il diavolo in persona. Un giorno requisì l'oro di tutte le donne di casa e, nottetempo, aiutato da un servitore, fuse quest'oro in una statua a forma di vitello, come quello della Bibbia. Poi lo nascose da qualche parte, qui nella villa. Alla fine uccise il servo che lo aveva aiutato, perché non rivelasse mai il segreto. Grazie, continuiamo con Stefano Vignaroli e Marianna Mastronata. Siamo una coppia fantastica. Allora, Marianna Mastronato, la nostra lettera, ha pubblicato anche con Mezzelane, quindi racconti, romanzi. È un giallo in realtà. Un giallo, ok. E il titolo del tuo racconto, Come 2 rette parallele, che adesso ci farà entrare in questa atmosfera, in questo tuo racconto. Il mio racconto è un racconto particolare. Mi è mai capitato di sentire un pettegolezzo? Beh, io ho sentito un pettegolezzo che risale al 1945 e che gira ancora per il mio paese, che è Polverigi. È una cosa strana perché un pettegolezzo in genere muore con la sua generazione, cioè chi se ne importa, cioè le persone che sono vissute prima di noi spesso non le conosciamo. Invece questo è un pettegolezzo che continua generazione in generazione. E ascoltando questo pettegolezzo da più voci,
praticamente ho indagato, esiste ancora un discendente di questa storia, cioè che conosce questa storia e fa parte di questa storia, perché è nipote della protagonista di questo racconto. Però spero sempre che naturalmente abbia preso in modo bonario questo racconto. Volevo dirvi che quando mi è stato proposto, quando appunto parlavamo di misteri, io il mistero l'ho interpretato in un altro modo, come storia misteriosa, come proprio racconto di una parte nascosta del paese, in questo caso Pordenone. Quindi nulla di più accattivante per me è stato proprio svelare nella mia fantasia questo mistero. La storia si svolge nel 1945, questa è una zona che è stata molto martoriata dal passaggio dei tedeschi, che sono scappati via perché i polacchi e la resistenza praticamente li hanno scacciati. E in quel periodo ci sono stati, soprattutto nel periodo di luglio, ci sono state diverse morti per mano dei tedeschi, quindi è stato un periodo molto sentito tra Polverigi, Agugliano, Rustico. Probabilmente molti di voi conoscono queste storie veramente terribili. E mi dicevano che durante questo periodo qui una donna di Polverigi, una contessa molto stimata, una donna appena sposata, ebbe una liaison con un pilota inglese. E questa liaison praticamente è stata dovuta al fatto che il pilota si è schiantato di vicino. Questa donna l'ha salvato e loro due, lei contessa, diciamo col marito appena sposato, il marito in guerra, è nato questo grandissimo amore. Tanto che i polverigiani tuttora ricordano, ma non soltanto quelli anziani, anche quelli giovani, dicono appunto: guarda, passava l'aereo dell'inglese sulla villa Baffoli, si chiama così la villa dove è, diciamo, interessata da questo episodio. L'ho voluto riportare proprio perché mi ha stupito l'attaccamento di questo pettegolezzo ancora negli anni, e quindi ho voluto svelare la storia. Che secondo te continua questo pettegolezzo? No, ma è grossa, cioè è come se... Cioè, e poi, allora, secondo me ha diverse ragioni. Uno, perché la società di Polverigi era una società contadina, quindi era l'adulterio era praticamente uno dei peccati capitali inconcepibili per la società dell'epoca. E tuttora mi stupisce che se ne parli, perché cioè, oramai penso che abbiamo superato di netto con la soglia della vergogna. Però al di là di questo, uno dei motivi per cui secondo me continua è perché la famiglia è stata una famiglia molto influente nel paese, e anche perché tutto sommato è vero che è stata una storia di adulterio, ma è stata anche una grande storia d'amore. Il fatto che l'inglese passasse con questo aereo sulla villa continuamente anche dopo la guerra, e poi ha diciamo sviluppato le fantasie delle donne che l'hanno visto come quelle storie travolgenti e violente d'amore, e probabilmente gli uomini viceversa hanno additato invece come una vergogna. Ecco, io penso che sia per questo. Per trovare informazioni hai parlato un po' con le persone? Assolutamente sì. Come ti sei... Allora, io ho parlato con le persone del paese, ma in realtà le persone del paese che mi hanno parlato, perché quando ho chiesto, ho detto: ma ragazzi, svelatemi uno dei misteri di Polverigi, perché Polverigi è pur qualcosa che non va. E allora tutti mi hanno detto la stessa roba dell'aereo che passava sulla via e della storia d'amore tra la contessa e l'inglese. E niente, quindi mi ha stupito proprio questo attaccamento a questo, diciamo, cioè a questo fatto. Se vuoi leggere anche tu, non so, una parte che preferisci. La guerra per gli uomini stupidi, pensava Elisabetta mentre si sistemava le carte contabili. Uomini stupidi che lasciano tutto per correre a farsi ammazzare. Per cosa poi? Per la patria? Stupidi, appunto. Se tutti gli uomini amassero davvero la loro patria, resterebbero a casa a coltivare la terra e la amarla. Non correrebbero in giro a scannarsi. Un ciuffo di capelli biondi e calò davanti agli occhi, impedendole la vista del registro contabile. Sbuffò. Poi si guardò allo specchio. Era spettinata e, cosa inaccettabile, abbronzata.
la pelle ambrata era quel marchio di vergogna che non riusciva a tollerare. Presso il cielo Roma era lontana e nessuno di sua conoscenza poteva vederla in quell'angolo di mondo in cui era stata esiliata. A dirla tutta, non le dispiaceva la condizione di nobile e di donna ricca e rispettata, come dispiaceva Vittorio Giuseppe, un cugino alla lontana a cui era stata promessa sin da bambina, che si era dimostrato un uomo aiutante, simpatico, un marito molto attento alle sue esigenze. Peccato che la patria l'avesse chiamato subito dopo il matrimonio e lei era rimasta con un palmo di naso, temporaneamente insignita del compito di amministrare tutto il loro patrimonio. Ringraziò mentalmente le suore del collegio dove era cresciuta, che le avevano impartito più di una lezione, non sapevo se lo richiamare, ma le avevano insegnato bene la matematica. Un attimo, faccio un salto piccolissimo. Andrew era salvo dopo un atterraggio di fortuna. Si sentiva a pezzi, ma aveva avuto la forza di trascinarsi fino alla proprietà che sovrastava i campi. Non si aspettava certo un corteo di donne ad aspettarlo. Alzò le mani. Era in condizioni pessime e non si reggeva in piedi. La donna che capeggiava la spedizione aveva il cuore piantato. Pensò che fosse così disperata da poter usare. Ma questo fu il suo ultimo pensiero. Si abbandonò. Non sentiva più nulla. Grazie. E allora Stefano Vignaroli, biesino, medico, veterinario, scrittore, pubblicato diversi libri, ci parli del Re Picus e la Maga Circe. Diciamo che questa è proprio una... Io quando mi hanno parlato, mi hanno chiesto di fare un racconto sui misteri marchigiani, ho pensato un pochino, vabbè, dico il pane per i miei denti, in fin dei conti ho scritto un romanzo che si intitola Delitti esoterici, quindi i misteri sono un po' il mio pane. Però quello che più che altro mi ha incuriosito e su cui è basato questo racconto che ho scritto qui è un po' la mitologia. E quindi i riferimenti mitologici che, passeggiando un po' per i boschi e per i borghi della regione Marche, si ritrovano un po' dovunque, no? Quindi Re Picus e la Maga Circe è un po' la storia raccontata della mitica fondazione di Cingoli. Siamo sempre a Cingoli. Io sono iesino, però quest'estate amavo un po' passeggiare per i boschi, un po' dei Cingoli, anche un po' lontano, insomma, quindi ritrovare questi luoghi. E quello in cui mi sono imbattuto è stata una cosa strana, perché ho trovato un cerchio magico. Questo cerchio magico fatto con una foto, c'è anche la foto per colori, rende un po' di più, però. Questo cerchio magico fatto con tronchi di legno e pietre parallelepipedali, che era un po', sicuramente è stato fatto in tempi recenti, non è una roba antica, che era proprio in un luogo vicino al monastero dei Frati Bianchi, quindi a Cupra Montana, quindi che ci riporta alla dea Cupra, perché lì c'era un tempio prima dei convento tra i bianchi dedicato a questa buona dea, questa dea della terra, detta anche Cupra, che addirittura secondo alcuni deriva Cupra dal dio Ra, egiziano, non so come, però dicono che Cupra significa casa di Ra. E quindi un pochino, ecco, c'era stata tutta questa fantasia di ritornare, no, a questa mitologia, e il racconto che è venuto fuori è quello proprio della fondazione Cingoli, perché Cingoli sorge proprio su un monte che si chiama Monte Circe e che è un monte circolare apposta al nome Circe. Però poi, andando a ritrovare insieme anche a una persona che conosco che è assessore alla cultura lì a Cingoli, che è Martina Coppari, ha ritrovato abbiamo ritrovato un po' questi antichi scritti, alcuni più antichi, alcuni meno antichi, che sono conservati nella biblioteca comunale di Cingoli, e che narra di questo mitico incontro nei boschi intorno a Cingoli tra Re Picus, che era
diciamo, un re laziale che si era un po' avventurato in questi boschi per una battuta di caccia al cinghiale e che incontra lì la Maga Circe e che poi lo trasformerà in, perché la Maga Circe trasforma un po' gli uomini in animali, no? Famosi i compagni di Ulisse che erano stati trasformati in maiali, e lei lo cerca di circuirlo perché si innamora di lui, perché questo re era molto bello, molto aitante, e stava troppo bello muscoloso, a cavallo, insomma, stava rincorrendo un cinghiale, però lui resiste perché lui era innamorato di Canente, che era la figlia del dio Giano, del Giano Bifronte. E quindi resiste e lei lo trasforma in picchio, che diventa poi il simbolo della regione Marche. Ne fatto un viaggio proprio molto indietro, proprio, no? Sembra appassionato di mistero, quindi cos'è il mistero anche per te, che hai anche scritto comunque, no? Sì, diciamo mistero sia sui miei romanzi thriller, sia su quelli storici che so, l'ultimo filone, c'è sempre un alone di mistero, c'è sempre qualcosa di misterioso in cui i protagonisti della storia cercano di andare dietro e di scoprire, no? Per esempio, una cosa che molti chiesini non notano è una certa ombra sul campanile, no? che si vede proprio il 7 luglio, le 7 della mattina, in cui il campanile del Duomo proietta la sua ombra esattamente su un altro campanile che è quello di San Floriano. E questo bisogna alzarsi alle 7 della mattina per vederlo chiaramente, no? E però se uno va a vedere 7 luglio, le 7 della mattina, che poi in quel periodo era considerato il 7 luglio nel calendario giuliano, quindi quello prima di quello nostro, era considerato il solstizio d'estate perché c'era un po' uno spazzamento dei giorni, e quindi era tutta una cosa magica e misteriosa che viene fuori e da cui prende origine poi le mani. Quindi ecco, è un po' un mio pallino quello di seguire questi, cercare questi misteri e cercare. Poi anche nelle zone ce ne sono paesi, racchiude proprio, ma custodisce questi segreti. Insomma, leggere una parte. Il cerchio magico era realizzato da quelle donne che un tempo qui venivano indicate come sdreghe, ma che altro non erano che persone che sapevano usare quanto loro offriva la natura per curare acciacchi e malanni, associando questa antica sapienza a riti magici da loro stesse iscenati. Il cerchio veniva allestito con ciocchi di grossi tronchi e pietre dalla forma di parallelepipedo, di solito in una radura ritenuta ricca di spiritualità, perché in quel luogo, nei tempi antichi, si praticavano i riti dedicati alla buona dea, alla dea protettrice della terra. Tale dea era anche identificata con il nome di Cupra, per cui oggi ci stiamo recando a Cupramontana, dove abbiamo appreso che in tempi recenti sia comparso uno di questi cerchi magici. Non sappiamo chi lo abbia voluto costruire, ma il luogo, il piazzale antistante l'eremo dei Frati Bianchi, è un luogo sacro fin da tempi antichi. Ed entrare in questo cerchio rievoca comunque le medesime forze e ricrea le stesse atmosfere dei sacri riti dei nostri antenati vissuti qualche millennio fa. Lascio che i miei accompagnatori si riposino un poco e bevano qualche sorso d'acqua, poi vi invito a lasciare gli zaini fuori del cerchio, fare silenzio e prendere posto ognuno in corrispondenza di un tronco, di una pietra, in modo da formare a nostra volta un cerchio umano. Il cerchio è una figura che non ha inizio né fine, non ha punti di riferimento, perché non ha spigoli, ci si può perdere all'interno di esso. Eppure, stare in cerchio significa proteggersi l'un l'altro. Grazie Stefano. Questo libro può essere anche una sorta di guida misteriosa per i nostri paesi marchigiani.
e passando appunto dal cerchio magico dell'eremo, dei frati bianchi, a Villa Natti e così via. Finora abbiamo ascoltato sei racconti, ma questo libro è ricchissimo, ce ne sono. Ce ne sono 80, quindi può essere veramente una sorta di si può viaggiare per la regione a caccia di mistero, dei misteri. Ora spezziamo un attimo dal racconto, passiamo alla sceneggiatura, perché come dicevo all'inizio, oltre ai classici racconti, alle poesie, abbiamo aperto anche una piccola sezione dedicata alle brevi sceneggiature. E chiamerei Lorena Pinciaroli. Artista, scrittrice di Vaiesi, e tu nelle edizioni passate hai sempre partecipato con i racconti, quest'anno ti sei messa in gioco e hai scritto una breve sceneggiatura andando a ripescare un fatto di cronaca, il giallo dei Sibillini, non so se qualcuno lo ricorda, siamo nel 1980 se non sbaglio, nella zona di Sarnano, diciamo quella parte dei Sibillini, e è il caso della contessa Rothschild, davvero voluta. Allora, tutto ciò, perché ti sei voluta buttare in una, diciamo, cimentare in una sceneggiatura, anche perché scrivere sceneggiature è qualcosa di tecnico, qualcosa di che non viene automatico come un racconto, ma è qualcosa di va anche studiato, è una scrittura tecnica dedicata appunto al cinema, al teatro, e poi perché hai scelto anche questo caso, dei Sibillini? Allora, ho scelto di scrivere una sceneggiatura che non so se poi è tale, perché ho sempre raccontato che quando scrivo vedo immagini, io dipingo anche, quando dipingo ho una storia in testa, sono confusa. E quando scrivo invece vedo proprio le immagini, come se vedessi le scene, non so, film. Quindi mi sembrava la cosa naturale provare a dare forma a questa confusione, chiamiamola così, che ho in testa. Mi è sembrata allettante, l'avevano fatta come proposta, mi sono, diciamo, sperimentata, non è che poi sia, non l'ho mai fatto. Questo è il motivo per il quale ho scritto in quel modo, perché poi avevo provato a scriverlo sotto forma di racconto, però potevo mettere tanti frammenti, perché è stato un evento, questo della apparizione e poi morte, insomma, dell'omicidio della signora May, che era stata con il Dorfield, e della sua assistente, che mi colpì molto. Al tempo avevo 13 anni, Sarnano non era distante da dove io vivo, alcune compagne di scuola venivano da quelle parti, quindi era qualcosa che un po' poi il suo corpo fu ritrovato a Fiastra, e mio padre andava a caccia a Fiastra, per dire, cioè non ci andavano a fumi, quindi fu una cosa che mi colpì al tempo, e perché nel corso degli anni si sono intrecciati tanti piccoli racconti, che alcuni li ho raccolti in forma privata, altri sono pubblici, che riportano sempre a questa baronessa Rothschild. E quindi erano tanti frammenti e volevo raccontarli un po' tutti, ecco perché poi ho scelto di fare 5 scene in cui racconto, partendo dal duce Sintore, e per sapere chi era o come lui si è mosso mi sono documentata tantissimo, ho anche telefonato al giornalista Bertinelli, ho guardato un sacco di video, lui aveva anche delle interviste, che è un altro appassionato in questo caso. Ci vuoi raccontare un po' questo caso, per sì, chi magari allora, non lo ricorda? La baronessa fece molto scalpore, un caso molto tutti i giornali, ci sono anche tanti giornali stranieri che hanno scritto di questo scomparso. Magari internazionale. Sì, la baronessa era già separata dai Rothschild, aveva questo compagno May con cui era sposata, era venuta nelle Marche, non si sa bene perché, diciamo io ho un'idea ma non la ricordo nel libro, aveva comprato una cascina a Sarnano e la stava ristrutturando.
si sa, lei era venuta, doveva vedere un geometra qualcuno, di colpo lei scompare, una sera di neve, scompare, viene ritrovata alla macchina vicino alla Galoppa, che è una baita che si trova in montagna salendo sopra Sarnano, e non vengono ritrovati i corpi. All'interno della macchina ci sono le borse, un foulard, occhiali, altri oggetti. Vengono ritrovati in questo casolare della Galoppa delle cicche di sigarette e delle tracce di qualcuno che aveva buttato un fuoco, perché sembra fosse una casa tipo un rifugio che poteva essere aperto e quindi si accedeva. Dopo circa un anno e mezzo, grosso modo, vicino a Piazza, quindi distante da dove viene ritrovata la macchina, verranno ritrovati dei corpi senza la testa, o comunque senza il collo, se non ricordo bene. Comunque vengono ritrovati dei corpi, e questi corpi, per una serie di elementi, vengono, diciamo, si ricostruisce che sono i corpi della signora May e della sua assistente. Il marito della signora May decide di non fare l'autopsia, la crema, e quindi della signora, di questi corpi rimangono solo le ceneri. E le indagini portano da tante parti, perché lei viene associata ad un furto di gioielli avvenuto a Roma esattamente il giorno prima o dopo, scusate, non mi ricordo, un furto di gioielli che erano i gioielli che la contessa Bandini Sforza, che aveva un castello di proprietà e viveva a Lanciano di Camerino, aveva con suo testamento lasciato alla diocesi di Camerino, con precisa disposizione che questi gioielli fossero venduti all'asta e ricavato. Lei aveva un grande animo, diciamo, era molto legata alla comunità, alla sua comunità. Nel testamento ci sono delle bellissime citazioni per cui le sue proprietà dovevano tutte essere destinate a fini sociali e comunitari. E tant'è vero che sono stata proprio ieri a Borgo Lanciano, la signora che l'ha ripreso, l'ha riacquistato, ha detto, alla fine, leggendo questo testamento, ha pensato che creare questo borgo, che poteva essere utilizzato da un sacco di persone, perché è diventato bello e bellissimo, in qualche maniera soddisfacesse del desiderio della contessa. Quindi questi gioielli scompaiono e raccolgo io una testimonianza, perché ho lavorato, tra i tanti lavori che ho fatto nella mia vita, ho fatto anche la contabile subito dopo la laurea per la Masso Giva, che era la fondazione proprietaria del castello, di questo castello di Lanciano. Raccolgo dal parroco, che era poi il responsabile economico della fondazione, alcuni particolari, tipo che questi gioielli in realtà volevano che fossero assicurati, perché sembra che fossero di un valore ingente, altissimo, per una volontà di qualcuno in Vaticano non verranno assicurati. Questi gioielli quindi scompaiono poco prima e viene poi ritrovato successivamente alla scomparsa della madre di questi gioielli un telegramma, viene inviato un telegramma a Roma presso la residenza. Quindi entrano una serie di personaggi ambigui, tra cui entra la banda ramagliana, entra Calvi, entrano una serie di personaggi per cui diventa un caso di una portata mondiale in qualche modo. Quindi mi ritrovo sempre ad incontrare personaggi che hanno avuto a che fare con questa cosa, tra cui l'ultimo, ma non dico una cosa, diciamo, nuova. Chi è di Iesi sa bene che a Iesi vive una persona che è stato un ex elemento della banda ramagliana, che ha pentito, che ha scontato le sue pene e gira per la città. Quindi quando l'ho scoperto ho detto, ma santa miseria, qui ci sono tutti questi puntini che risolvono. Quindi quando mi avete proposto di scrivere dei misteri, mi sembra, per me questo è il mistero delle mani, delle mani, diciamo, per eccellenza. Vuoi leggere, non so, qui hai fatto il tuo... Io sì, leggo la parte del parroco. Dunque, io l'ho raccontato in scene, non è lui comandante, non è sceneggiatura delle prove, però c'erano queste cinque cartelle, bisognava scrivere cose. È un primo approccio a una sceneggiatura. Ho cercato di dare una lettura che fosse leggibile anche per chi la produceva. 30 novembre 1980, l'ufficio del parroco di San Venanzio in Camerino, c'è sulle prete, chiede al telefono, fu al medica, consiglio. Che vuol dire che
sono spariti i gioielli. Si fa pallido nel volto e sprofonda sulla sedia. Oramai andrò domani mattina a fare la denuncia, interrompito dal telefono. L'hanno già fatta. Sì, le foto le avevamo scattate con l'antiquario e la signora Bishop per la Christie's. Silenzio. Don Giulio. Il cardinale è stato avvisato? A lui i contatti con l'assicurazione. Pochi minuti e chiudo il telefono. Don Giulio è solo in sagrestia. Lo sapevo che sarebbe andato a finire così. Entra la Perpetua con aria preoccupata. Don Giulio con un filo di voce. Peppina, per favore, chiama Don Mario, che dica lui la notte stasera e gli spiegherà la cena. Peppina, nevica, ho chiuso il portone, tanto non verrà nessuno. Don Giulio, distratto. Va bene, Peppina, niente messa. La donna vigile e allarmata resta nella stanza. Squilla il telefono. Don Giulio, buonasera, capitano. Sì, certo che la conosco, la signora Bishop, ex baronessa Rothschild. Non la sento da diverse settimane. Che vuol dire che è scomparsa ieri? Il volto del prete si tinge di rosso, mentre con la mano prende la penna e scarabocchia acqua più del telefono. Peppina chiude la porta e si siede davanti al prete. Don Giulio guardando Peppina. Hanno rubato i gioielli dell'ascito della contessa. Peppina. Ma la tua eminenza aveva detto che Christie's era il posto più sicuro del mondo. Don Giulio. E la baronessa è scomparsa. Peppina. Assieme ai gioielli? Don Giulio. No, lei è scomparsa da Sarnano. Peppina, chissà perché sua eminenza si fidava tanto ad affidare a lei i gioielli. A me non è mai piaciuta, avevo quel sorriso. E poi prosegue. Grazie a lei. Abbiamo un'altra autrice che si è cimentata con una sceneggiatura, che è Paola Capitani. Pubblicato dei racconti, si sta accingendo a scrivere un romanzo e ci ha regalato una, ecco, una piccola sceneggiatura sul mistero alla gola della rossa. Sì. Ci vuoi parlare di questo mistero? Magari questo è un mistero personale che è tanto conosciuto. Io da piccola ero affascinata dalle grotte di Frassassi, come erano state scoperte per puro caso nel 71 da questo rigolo di vento che usciva dal suolo, quindi questo mi aveva sempre affascinato. Poi nell'86, quando Montalbini è andato nella grotta e è stato lì in Barnesi, questo mi ha affascinato anche di più, dico chissà cosa hanno fatto le scoperte, e da lì è partita un po' la fantasia. Ecco, poi ho letto anche di un altro gruppo di ragazzi che erano andati nelle grotte di Lombriva nel 2021, lo stesso, e questo tempo che si allungava proprio all'interno delle grotte, dove non essendoci né giorno né notte, quindi diventava proprio, si dilatava, e questo mi ha portato, ecco, a una storia più di fantasia che, e da qui un piccolo mistero, sì, una piccola indagine, diciamo, e sono voluta partire dall'altro racconto che avevamo fatto, non so se fatto sulle piazze, sono partita proprio dalla piazza per Bergolesi Vigliesi, racconto che avevo fatto, poi c'è un rapimento e poi tutto riconduce alle grotte di Frassassi. Ci vuoi dire qualcosa in più senza magari svelare finale, per incuriosire, qualcosa che sì, ecco, si parte da questo rapimento, quindi sono partita proprio dall'inizio dell'indagine, questo settore che inizia questa indagine rivedendo proprio le riprese che sono state fatte, perché è stato eletto e da poco erano state fatte appunto le elezioni agli esiti. Sono partita da lì, dalle elezioni del sindaco, che guarda caso l'ho chiamato Leon come il leone, che è lo stemma di Iesi, però Leon perché ho anche passato il nome Montalbini con Maralbini. Quindi, quanto c'è di vero e quanto invece di misterioso, di inventato, l'opera del poi autore. Da lì, diciamo, sono passata anche, non mi voglio svelare più non tanto voglio... perché... Ci vuoi leggere qualcosa? Vuoi leggere una parte? Il rapimento. 17 gennaio, il cielo sembrava vestitare tutta l'acqua che ha trattenuto fino a oggi, come
sono importanti. Sono di Sirene. Buon pomeriggio dalla vostra emittente preferita, TV Centromarche. Siamo qui con il neoeletto sindaco di Iesi, Leon Maraldini. Ci dica, quali sono le sue prime emozioni? È stata una vittoria sudata e... Ehi, qualcuno sta portando via forze al sindaco, aiuto, chiamate i gendarmi, le forze dell'ordine! E l'amministrazione si interrompe qui. Due persone con abiti della Croce Rossa, occhiali e barba scura, hanno portato via a forza il nuovo sindaco di Iesi. E da 24 ore non abbiamo più nessuna notizia. Grazie a Paolo. Allora, sono rimasti gli ultimi tre, Massimo Cortese e Valeria Curvis, intanto. Ecco, Massimo Cortese di Ancona, ha scritto diversi libri, ci parla del... Insegno di perenne stima e alta considerazione, questo è il titolo del tuo racconto. Faccio la parola a Massimo. Innanzitutto io vi dico una cosa. Il racconto si riferisce a tre episodi misteriosi che hanno per oggetto un campo di internamento o di concentramento, come dir si voglia, di Urbisaglia in provincia di Macerata. Però io vorrei fare una premessa, che accanto ai tre episodi misteriosi, la stessa pubblicazione del racconto, di questo racconto, per me è stata molto misteriosa. E per me è misteriosa, perché è venuta una cosa improvvisa. Io, diciamo che mi ero impossessato di questo... in questa storia, in questa vicenda che raccoglie un episodio della Seconda Guerra Mondiale piuttosto doloroso, quando il campo di internamento di Macerata raccoglieva quattro categorie di persone: ebrei antifascisti, apolidi, persone che erano di cittadinanza, e poi gli jugoslavi, i prigionieri e gli allogeni, che erano persone che non appartenevano alla nazione italiana, facevano parte di minoranze etniche, come per esempio poteva essere la minoranza dell'Alto Adige. E niente, praticamente questo racconto riguarda, nasce come punto di riferimento una data, l'8 aprile del 1943. E poi si svolge principalmente in quell'anno, nel 1943. Poi c'è un episodio che riguarda sempre il campo di Urbisaglia del 2008, che per me sono sempre, e che mi vede un protagonista. E sono episodi abbastanza per me importanti. Ecco. È stato per me abbastanza complicato portare questa storia, in quanto non ero conoscenza di questa vicenda, però non volevo mai raccontarla perché mi sembrava quasi una ispezione, un andare sui canasari verso qualcosa di particolarmente delicato. Poi improvvisamente è caduto questa pubblicazione e questi misteri e ho messo deciso di dare voce alla vicenda. Posso leggere un pezzettino? Certo. Insegno di perenne stima ed alta considerazione. E alta considerazione. Primo episodio. Ho sempre saputo che durante la Seconda Guerra Mondiale mio padre, all'epoca un giovane poliziotto, aveva aiutato le persone di religione ebraica a mettersi in salvo. Eppure mio padre, scomparso 36 anni fa, nel giorno del mio e suo compleanno, non mi ha mai raccontato niente. Non ha mai neppure fatto cenno ad un qualche episodio nel quale era stato protagonista in quegli anni. Tuttavia, ho sempre pensato, in cuor mio, che qualcosa di importante in quel periodo era accaduto.
il mio era una sorta di presentimento, ma senza documenti o prove non è possibile venire a conoscenza di una storia o sostenere un'idea. Poi misteriosamente sono comparse prove e documenti. Quindi fermo qui. Grazie Massimo. Grazie. Maria Pupis di Chiara Valle, laureata in giurisprudenza, innamorata della narrazione, eccetera, eccetera. Ci hai, il tuo racconto è intitolato Un biglietto tra testa e cuscino. Sì. Molto originale come titolo, quindi misterioso. Allora, siccome come svolgo una professione principale, e comunque sono anche una counselor, quindi questa cosa nel tempo è diventata proprio in realtà una ragione di senso nella mia vita. Perché? Perché accogliere, raccogliere le narrazioni delle persone arricchisce tantissimo ogni giorno la prospettiva e la mia vita e il mio sentire. Quando quest'anno è stato proposto il mistero, insomma i misteri, per un attimo, solo per un attimo, in sospensione sono rimasta. Perché? Perché non è un ambito che amo particolarmente frequentare, perché ne vengo spaventata. Ammetto che i primi approcci sin da piccola non sono stati molto positivi col mistero, però ne avevo proprio uno da raccontare. Che, con cui sono cresciuta, che appartiene alla mia famiglia, perché la storia che racconto è una storia vera, vissuta dalla mia nonna. Mia nonna, che tra l'altro è morta a 99 anni, nemmeno 7 anni fa, e quindi appartiene anche all'immaginario un po' della mia infanzia, con cui sono cresciuta. E soprattutto è stato un modo per renderle onore e tratteggiarla con quella vivacità, con quella curiosità di vita che, nonostante tra l'altro vicende dolorosissime nella sua vita, è rimasta vedova a 26 anni con una bimba di 4, insomma, del suo amatissimo marito, però ha rappresentato sempre il nervo di una vitalità che l'ha portata a vivere fino ai 99 anni e a mantenersi lucida e curiosa fino alla fine. Quindi racconto una vicenda vissuta da lei, quindi il fatto che quando è morto lo zio, cioè il fratello di suo padre, che tra l'altro era qualcuno presso cui lei aveva trascorso pochissimo tempo nella prospettiva, non avendo avuto figli, costui essendo benestante, di poter in qualche modo favorire, cioè farle accoglierla e garantirle un futuro che invece la famiglia proprio di mia nonna, per carità, non pativano la fame assolutamente. Avevo una bisnonna Sigaraia Chiara Valle, quindi anche emancipata in questo senso, però diciamo che avevano avuto la prospettiva di farle imparare un mestiere e darle una prospettiva forse migliore. In realtà mia nonna è stata testimone di un fatto, c'era anche lì un tradimento messo in atto dalla moglie di suo zio. E lei ha scoperto il tutto e quindi è stata rispedita a casa in tutta velocità. E poco dopo però lo zio è morto, 3 anni dopo questo fatto, e la sepoltura è avvenuta a Chiaravalle. C'è tuttora la tomba di famiglia ed è monumentale ed è esattamente come la descrivo, perché ha proprio la figura di quest'uomo sopra. E quando è stato sepolto, o meglio nella bara, la zia si è avvicinata in tutta fretta e ha messo un biglietto tra la testa e il cuscino di suo marito. E mia nonna è rimasta per tutto il tempo, fino a un certo punto, con il dubbio e la curiosità
vitalissima al punto di sapere che cosa ci fosse scritto. E quindi, ecco, non vi dico come finisce, però vi leggo solo un attimo quando avviene questo, no? Quindi il fattaccio era accaduto mentre Bianca era lì da loro nella Riviera Toscana per imparare il mestiere di pellicciare. Aveva consentito mal volentieri ad allontanarsi dalla famiglia, ma obbediente Ligia come era sempre stata, non se l'era sentita di impuntarsi e fare i capricci col babbo, fratello minore di zio Giampiero, il quale pensava fosse una grande opportunità per la sua secondogenita. In fondo zio Giampiero e zia Minone non erano stati benedetti dall'arrivo di bambini e Bianca poteva diventare come una figliuola per loro. E poi zio Giampiero e zia Giunone avevano fatto fortuna e se la passavano piuttosto bene. Peccato che quella scopertella avesse ben presto avuto la conseguenza di rispedire indietro al paese Bianca nel giro di un mese scarso, a causa di un non ben identificato problema che consigliava di interrompere quell'esperienza. Così la dodicenne aveva preso il treno e fatto ritorno a casa, riprendendo la sua vita di apprendista sarta, senza peraltro far cenno ad alcuno di quanto aveva intravisto nel retrobottega versiliano. E dopo 3 anni, eccoli, zio Giampiero morto e zia Giunone vedova inconsolabile. Aveva sentito borbottare il babbo e la mamma che c'era stato un peggioramento della salute di zio per colpa di quel male lì, quello che si prendeva in quei postacci. Inizialmente non aveva capito di che cosa si trattasse, solo anni dopo aveva compreso che parlavano della sifilide. Comunque ora zio era stecchito e la bara stava per essere chiusa. Dopo la messa sarebbe stato deposto nel monumento funebre che 1 anno e mezzo prima era stato voluto così fortemente da zia Giunone per tutta la famiglia e ben essere pronti, ormai siamo tutti un po' stagionatelli e bisogna pensare anche a codeste cose. Così aveva annunciato al babbo di Bianca in una lettera spedita dalla Versilia che Bianca aveva provveduto a leggere al padre analfabeta. Bianca ripercorse con la mente il fatto e la sequenza le apparve nitida come se l'avesse vissuta il giorno precedente e non 80 anni prima. La zia Giunone china sul volto freddo del marito morto che solleva con la mano destra la veletta per dargli un bacio in fronte e con un movimento lento e scivoloso nasconde un biglietto ripiegato e nemmeno troppo piccolo tra la testa piena di capelli dello zio e il cuscino che stava sotto. Grazie Valeria. E chiudiamo con Roberta Gregori. Prego. Vabbè, hai scritto, hai partecipato, non so, se vuoi dire qualcosa del tuo racconto, viaggi alla fonte. Vabbè, ho scritto questo racconto non per un mistero particolare in realtà. L'ispirazione mi è venuta dopo l'estate citosissima che abbiamo passato l'anno scorso. Vi ricordate, l'anno scorso è stato, non so per voi, ma per me terribile, mesi e mesi senza acqua, no? E quindi ecco, in seguito a questa siccità e poi in seguito a questo invito, questo racconto sulla fonte di San Marco. San Marco sta a Jesi, nel Mondiale della Vittoria, in un ospedale dove c'è tantissimo traffico, c'è questa fonte che non è antichissima, è del 1800 mi sembra, quindi ci andavano le lavandaie. Adesso per esempio dopo queste piogge, non so chi è, chi abita in Jesi, è bellissima l'acqua, è bellissimo sentire quest'acqua in mezzo a sto traffico, no, del viale della Vittoria. Però ecco, l'anno scorso d'estate non c'era una goccia d'acqua, quindi immaginavo le lavandaie, no, che sarebbero state veramente a secco proprio. E quindi in questo raccontino soprattutto quello che a me è interessato metterci nel discorso del rito. I riti che una volta usavano, no, gli alberi, la Madonna, le croci, insomma, cose che oggi abbiamo perso, no? Oggi non c'è più questo amore per il rito.
anche il rito del nostro corpo, certi riti mattutini che una volta ci avevano. E quindi ecco, soprattutto è per questo qua, questo mistero particolare in questa fonte, soltanto ecco questo ricordare l'importanza dei riti nella nostra vita, che rendono un po' magica la giornata, che ci fanno, diciamo, credere, no? Che certi gesti anche del nostro corpo ci hanno, sono preziosi. Puoi leggere una... Ma piccolissima, l'inizio, due righe. Grazie. Allora, erano 6 mesi che non pioveva ed io ero la prima dei 6 figli che i miei genitori avevano messo al mondo. A 13 anni ero ancora piccola di statura, magra e senza tette. Forse mangiavo troppo poco, forse mi ostinavo a non voler crescere. Crescere per fare cosa? Mi chiedevo. Avrei voluto fermare il tempo, oppure fantasticavo eliminarlo del tutto. Eliminare, cioè, la ripetizione ossessiva dei gesti, delle azioni fatte per necessità, dei giorni inesorabili che scandivano il tempo. Agnese, vai alla fonte a prendere acqua. Ogni volta che mi lasciavo portare via dai miei pensieri, mia madre mi riportava qua, al muro secco che circondava la nostra casa, al cielo privo di nubi, ai colori di quell'estate infinita. Pensare fa male, mi diceva, allattando l'ultimo fratello arrivato. Così partivo per andare alla fonte, con la brocca in equilibrio sulla testa. Mi piacevano quei viaggi a piedi che mi permettevano di pensare durante il percorso. I pensieri mi distoglievano dal caldo e dalla polvere e, mi sembrava, rendevano forte il mio collo sotto il peso della brocca. Oggi nel rione sarebbero iniziati i riti propiziatori per la pioggia e sarebbero durati 6 giorni, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Fatto. È tempo di pregare per la pioggia, cari fedeli, e lo faremo con i riti che la nostra gente si tramanda da generazione in generazione. Questo aveva detto il prete una settimana fa, durante l'omelia domenicale, e tutti avevano convenuto. Era tempo. Grazie. Abbiamo concluso, abbiamo avuto 10 autori che ci hanno raccontato un piccolo spaccato di questo libro che, come dicevo, ne contiene 80, quindi questo non è soltanto che l'inizio. Leggendo questa antologia si può entrare veramente nel mistero, nella leggenda marchigiana, e si possono anche scoprire appunto riti come questo che ci ha proposto Roberta, misteri. Io stesso ne ho scoperto uno, sono originario di un piccolo paese, per chiudere, dell'entroterra maceratese, Castel Raimondo, e non sapevo che appunto in quel paese era stata sepolta una donna viva negli anni 50. Quindi per me un mio grande stupore, da diversi autori che appunto hanno scritto in questo libro, hanno portato, sono andati a riscoprire e a rispolverare questa leggenda, ma anche un fatto veramente accaduto. C'era anche l'Università di Camerina, sono di qua, perché magari è bene leggerli i racconti, e quindi si possono scoprire e ci si può anche spaventare. Quindi grazie a tutti e ringraziamo anche le mezzelane che ci hanno ascoltato. Facciamo una foto con tutti gli autori, se magari volete venire da questa parte.